Adesso al mercato testaccio, l'iniziativa del Movimento 5 Stelle, perché vedo già prontissima Lina Michilli con Luigi Di Maio. Tra l'altro più tardi voglio fare anche una domanda proprio all'onorevole legata proprio alla corruzione, che comunque dobbiamo dirlo, Movimento 5 Stelle insomma sono sempre una battaglia aperta proprio su questo fenomeno. Intanto a voi. Sì Milo, siamo qui al testaccio, al mercato scelto dal Movimento 5 Stelle per presentare l'avvio di questo fondo per il microcredito per le piccole e medie imprese. Sono stati raccolti circa 10 milioni di euro grazie alla parte dello stipendio che parlamentari 5 Stelle restituiscono. Innanzitutto, se può spiegarcelo molto sinteticamente, come funziona il fondo e soprattutto da quando parte, come si potrà fare per accedere? Da domani mattina questo fondo di 10 milioni di euro è attivo, ci possono accedere a questo fondo persone che hanno un'idea di impresa e la vogliono far partire e quindi hanno un finanziamento da questo fondo, o persone che hanno un'impresa da meno di 5 anni e vogliono alimentare un progetto all'interno dell'impresa. Questa cosa è possibile. Come si fa ad accedere a questi fondi, 10 milioni di euro di stipendi tagliati del Movimento 5 Stelle? Basta visitare microcredito5stelle.it. microcredito5stelle.it è il sito dove ci sono tre step da fare per accedere ai fondi e ottenere i fondi dei nostri stipendi per far partire un'impresa al giorno per i prossimi 10 anni. Il calcolo che abbiamo fatto è che sono oltre 30 imprese al mese per i prossimi 10 anni che noi potremmo aiutare a far partire o ad esistere. E questo è uno dei temi a voi sempre cari, così come lo è il reddito di cittadinanza. C'è un disegno di legge all'esame della Commissione Lavoro del Senato, così come la riforma della RAI. Allora, in modo particolare su questi due temi, in un'intervista oggi al Corriere della Sera, Beppe Grillo ha aperto al confronto, al dialogo, anche alla mediazione con le altre forze politiche. Si può parlare di una nuova fase? Roberto Speranza, capogruppo PD, dice: se è una inversione di tendenza e non è propaganda, il PD si deve confrontare. Il reddito di cittadinanza era il primo punto del nostro programma con cui ci siamo presentati alle elezioni del 2013. Se fossimo stati al governo, il reddito di cittadinanza, cioè 780 euro al mese per 3 anni a persone, 10 milioni di italiani che non hanno lavoro o non hanno reddito, e 3 proposte di lavoro. Se si rifiuta una delle 3 proposte di lavoro perdi il reddito di cittadinanza. Questo sarebbe già legge se fossimo stati al governo. Non siamo andati al governo, siamo all'opposizione ed è nostro dovere comunque realizzare quel programma, la misura più importante che aiuterebbe 10 milioni di persone, ragazzi di 18 anni che in questo momento non riescono a trovare lavoro. A quel che è stato sinora. Io credo che l'articolo del Corriere della Sera abbia enfatizzato questa disponibilità che c'è sempre stata, cioè se noi presentiamo una proposta di legge in Parlamento e la presentiamo a tutte le forze politiche, è logico che noi i numeri da soli non ce li abbiamo, li dobbiamo trovare con gli altri. Oggi c'è un appello, ma la mediazione c'è sempre nelle commissioni, nella commissione lavoro dove si sta discutendo la nostra legge sul reddito di cittadinanza con tutte le coperture che sono state già bollinate dalla Ragioneria dello Stato, quindi i soldi ci sono per poterlo fare, per poter dare queste misure. È logico che in quella commissione noi non ci aspettiamo che passi la nostra legge così com'è, ma speriamo che passi la legge migliore per i cittadini italiani come risultato di mediazione. La verità è, noi facciamo un appello a quelle forze politiche che non l'hanno fatto negli ultimi 20 anni, mentre gli altri paesi lo hanno fatto. Pensi che molti ragazzi, miei coetanei, che sono emigrati in Inghilterra o in Germania, stanno prendendo il reddito di cittadinanza in quei paesi, ce l'hanno in tutta Europa. È uno quindi schema che vorreste riproporre in Italia. È uno schema che noi riproponiamo in Milo, Italia. Mi sembrava che tu volessi chiedere una cosa sul tema della corruzione, altrettanto caro. Di Maio, anche perché insomma Grillo stesso ha detto che bisogna tornare insomma meno sul palco e più sul... Mi senta allora Di Maio? No, l'unica allora riferimento, insomma la faccio breve, è Livia, l'iniziativa che è partita proprio dal Movimento 5 Stelle, questa lotta alle mazzette, c'è proprio un sito che adesso in cui si potranno denunciare proprio episodi di corruzione, lo potranno fare i cittadini. Sì, esattamente, proprio in riferimento a questo. Sì, ecco, allora riferisco io, sì esatto, questa iniziativa che riguarda in modo particolare la Sicilia contro diciamo, la corruzione e il fenomeno delle mazzette, deputati 5
5 Stelle e rappresentanti siciliani nell'Assemblea siciliana, questo sito in cui sostanzialmente si invitano quindi i cittadini a denunciare, ma questa denuncia deve essere anonima oppure no, perché questo potrebbe cambiare. A noi servono le fattispecie, cioè a noi serve sapere chi è che sta in questo momento, si sta facendo corrompere o sta corrompendo, che venga firmata o meno è relativo, perché noi abbiamo bisogno di verificare il fatto, anzi noi chiediamo ai cittadini di segnalarcele anche in forma anonima, anche su Mafia Capitale avevamo lanciato la stessa iniziativa e sono arrivate informazioni molto importanti che poi abbiamo portato al prefetto di Roma e che oggi sono al vaglio della commissione d'accesso nel comune di Roma. Allo stesso modo in Sicilia, ma la corruzione in questo paese si può riuscire a risolvere se si inaspriscono un po' le pene, si creano più agevolazioni per chi denuncia, perché oggi in Italia c'è una paura maledetta per chi denuncia un caso di corruzione, perché sa bene che non è protetto molto spesso dallo Stato, che è corrotto al suo interno, e questo io vorrei anche capire i cittadini che ci stanno ascoltando, immagino che se lo sentano dire da 20 anni, il problema è che ci sono le persone sbagliate al governo per fare una legge anticorruzione, che giocano al ribasso sul falso in bilancio e su tutte le altre pene, perché? Perché sono quei partiti che sono coinvolti nei più grandi scandali di corruzione. Quindi l'emendamento del governo presentato dal governo non vi convince? Noi stiamo discutendo di emendamenti in commissione da 20 anni, cioè sono 20 anni che si discute di legge anticorruzione in questo paese e succedono casi come quello della Sicilia, come il Mose, come l'Expo, come Mafia Capitale, sono tutti frutto della corruzione e una seria legge anticorruzione, fermo restando che per me sono prima di tutto le forze politiche a dover dare delle norme anticorruzione. Se ci fosse stato Vincenzo De Luca, attuale candidato presidente del PD in Campania, a candidarsi nel Movimento 5 Stelle non ne avrebbe avuto la possibilità, perché noi non candidiamo né indagati né condannati. Vincenzo De Luca è un paradosso politico. In questo momento il PD candida a presidente della Regione Campania uno che, se viene eletto presidente, non può farlo per una legge che si è votato il PD 2 anni fa. E questa è questione, lo sappiamo, di battuta. Milo. E in effetti anche ieri la Boschi, insomma, è tornata su questo argomento, chissà se il governo interverrà anche su questo. Grazie Di Maio.